due morti sulla bretella Santi Aosta. Attualità, un rischio per gli anziani il gioco d'azzardo. Castellamonte, una strada in Romania dedicata al comune. Leini, il centro-sinistra, presenta Brugiafreddo e poi per l'informazione una app dedicata all'informazione locale. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. Di due vittime il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla bretella che collega l'autostrada A4 con l'A5 nel territorio di Settimo Rottaro. La prima, Matteo Baccicalupo, avvocato genovese di 45 anni, è morto sul colpo. Non ce l'ha fatta neppure l'uomo alla guida dell'auto, Michele Costantino, di 48 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Novara, dove però è morto un paio d'ore più tardi. I due viaggiavano a bordo di una Jaguar Coupé che forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia unito all'eccessiva velocità è andata a sbattere contro lo spartitraffico al centro della carreggiata. Matteo Baccicalupo e Michele Costantino si stavano recando ad Aosta per un incontro di lavoro. Costantino era un noto imprenditore genovese, storico, socio della famiglia Garrone e titolare delle aziende petrolifere Europam e Black Oil e della compagnia aerea Air Valley. Matteo Baccicalupo, che viaggiava accanto a lui, era il suo legale. Il 70,7% degli over 65 italiani ha giocato d'azzardo almeno una volta nell'ultimo anno. Il 45,3% del totale l'ha fatto per vincere denaro. Inoltre il 14,4% è risultato a rischio ludopatia e il 16,4% in situazione già grave, tale cioè da avere bisogno di cure. È quanto risulta da una ricerca del gruppo Abele e di Libera che si è svolta in collaborazione con Hauser su un campione di 1000 anziani. È una ricerca fatta all'interno di una grande realtà associativa che è l'Hauser, una ricerca fatta dal gruppo Abele da Libera, è una ricerca che mette in evidenza che il gioco sostanzialmente mette in gioco la vita anche delle persone, delle patologie che possono crearsi. La percentuale di patologia che emerge, quindi di maggiore sovraesposizione, è più alta rispetto a quella che scientificamente la media nazionale porta. E quindi fa anche un pochettino riflettere, però ripeto, no, è indiziaria, quindi non è un dato scientifico che deve essere studiato e approfondito. In ogni caso emerge quello che tutti quanti sappiamo, che il gioco d'azzardo è un'industria, la quarta industria italiana, e che l'Italia è il terzo paese al mondo in cui si gioca di più d'azzardo. Noi siamo chiamati a riflettere su questo mercato dell'illusione. È un'industria che ha due vincitori. Da una parte un ombrello protettivo dello Stato che mette insieme gli apparati istituzionali, lo Stato e il privato, con tutte le ambiguità che ci possono essere. Ma attenzione che c'è una parte nel gioco d'azzardo che è in mano alle organizzazioni criminali, soprattutto le slot e così via. Quello che emerge è che sono donne e anziani, la fetta di mercato è sempre più consistente, ma c'è una crescita anche di minori, anche se la legge lo vieta, e quindi le forme di legalità che si presentano. Questa è una ricerca-intervento, conoscere per diventare persone più responsabili. È un bisogno di verità che ha un obiettivo, chiederci quali sono i fattori di rischio per gli anziani, qual è la funzione protettiva che deve essere messa per tutelarli da questa rapina del gioco, ragionare su quelle forme di formazione e di informazione portare avanti e soprattutto creare dei percorsi di autoaiuto tra di loro, over 65 eccetera. E c'è una grande offerta, quindi l'offerta, c'è quindi una grande domanda e aumentano quel consumo problematico, quella febbre del gioco che ci deve fare profondamente riflettere. Attenzione che qui parleremo anche di giochi passivi, perché molte delle persone anziane, anche nei momenti di difficoltà economica, cresce le persone che vanno alle lotterie e usano questi atteggiamenti, i grattevinci, quello è il gioco passivo. Ma ci sono anche i giochi attivi delle carte, carte con denaro evidentemente, ma la quota media spesa dagli over 65 600.000 euro all'anno,
quelli che vivono quella situazione molto spinta, e soprattutto la quota più grande, guarda caso, sono proprio le slot, queste macchinette che ti rubano un po' un pezzo della vita e così via. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo 9 milioni di persone che vivono la povertà relativa, 5 milioni di persone che vivono la povertà assoluta. Non dimentichiamo che tra chi ha perso lavoro, chi cerca lavoro, chi vive forme di precariato del lavoro, chi è in cassa integrazione, chi è sfruttato nel mondo del lavoro, lavoro nero, sono circa 7 milioni di persone che vivono il disagio lavorativo nel nostro paese. E non dobbiamo dimenticare che abbiamo 6 milioni di persone analfabete e che l'Italia è l'ultimo posto per la dispersione scolastica, quindi c'è una dimensione culturale, una dimensione lavorativa, una dimensione di povertà, e quindi il mercato delle illusioni ha forte presa, anche se, ripeto, l'AUSE crea dei punti di riferimento ai suoi aderenti eccezionali. Le dimensioni del fenomeno, purtroppo, come avete notato, hanno cambiato il paesaggio urbano. Oggi, dove molte serrande sono chiuse, dove molti negozi hanno chiusi, le nuove offerte si chiamano scommesse e compro oro. Le slot machine ormai hanno una capillarità tale per cui ce n'è una ogni 250 abitanti, e quindi l'esposizione all'offerta del gioco d'azzardo è altissima. Il dato che emerge dalla ricerca è che non solo la stragrande maggioranza degli anziani gioca, ma che il cosiddetto numero di giocatori a rischio o giocatori sulla soglia della dipendenza patologica sono decisamente aumentate. E il dato che viene fuori dalla nostra inchiesta, una ricerca che non è un campione significativo perché sono le persone contattate da Hauser, che però dal punto di vista quantitativo raggiunge quasi un migliaio di persone, ci dice che quello che la stima epidemiologica del rischio si è decisamente alzata. Si è alzata perché c'è un'esposizione all'offerta troppo alta. L'Italia deve riconoscere di aver esagerato, è diventata uno dei paesi al mondo in cui si gioca più d'azzardo, e questo non mi sembra risponda ai bisogni della nostra economia attualmente. Certo, intanto bloccare questa deregulation sul gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo teoricamente sarebbe illegale perché c'è un articolo del codice penale che lo vieta, però il governo può concedere delle possibilità di invece regolamentazione del gioco d'azzardo. Dal 1999 a oggi sono ormai abbondantemente 15 anni in cui di deregulation in deregulation siamo arrivati alla situazione che oggi abbiamo di fronte, quindi bisogna bloccarla, bisogna tornare indietro, bisogna vietare la pubblicità, bisogna fare un controllo più rigoroso rispetto ai giovani e gioco d'azzardo, e soprattutto bisogna ridare potere ai sindaci delle città affinché possano decidere loro se aprire una sala scommesse o mettere altre 10 slot machine in qualche locale. Attualmente non è così. I sindaci sono stati espropriati del loro potere di decisione rispetto ai territori e alle loro comunità. Ci aspettiamo che venga in discussione in Parlamento una nuova legge quadro sul gioco d'azzardo che rimetta ordine su questa questione e metta i giusti limiti che molte associazioni hanno richiesto, associazioni che sono messe insieme in un cartello che si chiama per l'appunto Mettiamoci in gioco. L'onda lunga della dipendenza patologica è ancora da venire. Tendenzialmente si dice che tra l'approccio al gioco, l'abitudine al gioco, il gioco a rischio, il gioco problematico e la dipendenza possono passare 8-9 anni. Quindi solo oggi noi abbiamo all'interno dei servizi una richiesta d'aiuto per giocatori d'azzardo in aumento. Però temo purtroppo che sia solo la punta dell'iceberg di un'onda più lunga che poi arriverà. Quasi interamente ricostruita dopo l'alluvione del Danubio del 2006, la cittadina di Rasti in Romania dedicherà una via alla città di Castellamonte come segno di riconoscimento per gli aiuti portati dai volontari nell'ambito dell'operazione di protezione civile sotto l'egida della Regione Piemonte. Castellamonte avrà una via dedicata
in una città rumena, una cosa molto particolare. Ma è una cosa che sì, è particolare, ma ci fa piacere perché comunque vuol dire far conoscere Castellamonte in Europa, in questa grande Europa che piano piano si sta unificando. Ci fa piacere perché comunque avere avuto la possibilità, grazie dei volontari di Castellamonte, di dare una mano a delle popolazioni che hanno avuto dei problemi a seguito dell'alluvione del 2006 del Danubio, cosa che rispetto ai nostri torrenti è veramente, veramente molto imponente. E quindi abbiamo visto noi qua quando ci è toccato in Sardegna o in Toscana quello che è successo. Quindi aver avuto l'opportunità e la voglia di intervenire grazie anche alla Regione Piemonte che ha donato delle attrezzature tipo tende e dei container e di essere stati lassù a dare una mano alla gente e come abbiamo sentito in questo momento piano piano stanno ritornando alla normalità è una cosa bella, vuol dire che comunque gli amministratori hanno lavorato bene, le istituzioni hanno lavorato bene e c'è stata questa grande forza dei volontari, oserei dire, di tutta Europa. Quindi a noi ci fa piacere di aver avuto l'opportunità di intervenire e di aver avuto questa riconoscenza di questa via intitolata a Castellamonte. Ritorna all'Auditorium Mozart di Ivrea la compagnia teatrale dei Bravi Ragazzi della Casa Circondariale di Ivrea. L'appuntamento è per sabato pomeriggio alle 17 appunto all'Auditorium Mozart. La compagnia dei Bravi Ragazzi presenterà il nuovo spettacolo teatrale L'Isola. Anche quest'anno quindi i detenuti della Casa Circondariale di Ivrea evadono dal carcere insieme ai volontari ma con una novità. Infatti al progetto aderiscono anche gli studenti del liceo scientifico Gramsci di Ivrea a conclusione di un progetto, l'area progetto che ha coinvolto per 2 anni alcune classi dell'indirizzo psicopedagogico. Vi ricordiamo che per poter partecipare a questa serata è necessario prenotare entro giovedì 6 marzo e le prenotazioni si ricevono proprio presso il liceo musicale di Ivrea in corso Massimo D'Azeglio 69. Le eccellenze del Canavese hanno fatto bella mostra di sé alla riunione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, grazie ad un evento creato dall'europarlamentare Fabrizio Bertotte, fra tutte il liceo artistico Faccio di Castellamonte. Al di là della seduta, sicuramente importante, che si è svolta, abbiamo vissuto ben 48 ore molto intense per dare spazio alle eccellenze della provincia di Torino, in particolar modo del Canavese. E tra le eccellenze, così, le eccellenze artistiche che hanno esposto al Parlamento europeo, abbiamo avuto 2 eccellenze canavesane importanti, la scultura di Martens e della Baruzzi, 2 artisti canavesani che con la loro espressione artistica in ceramica hanno dato lustro al nostro territorio. So che le loro opere sono state molto apprezzate, sono arrivate mail di richieste per ulteriori contatti, le opere sono ancora esposte qui nello spazio espositivo del Parlamento, rimarranno ancora per mezza giornata, ma in un contesto internazionale, perché durante la plenaria qui si accendono i riflettori di tutta Europa e addirittura anche da fuori dell'Europa, è stato bello poter esibire delle espressioni artistiche del nostro territorio unite anche ad un'eccellenza didattica, perché l'Istituto Faccio di Castellamonte non ha voluto perdere l'occasione di essere presente esponendo tutta una serie di specialità derivanti dall'attività dei ragazzi. Quindi abbiamo avuto la possibilità di far sapere all'Europa quanti hanno potuto visionare, non soltanto durante l'inaugurazione, ma durante queste lunghe ore di seduta, le eccellenze didattiche e le eccellenze artistiche del nostro Canavese. E di questo chi comunque dal Canavese, pur non rappresentando un'eccellenza, ma per il Canavese lavora, è un motivo comunque d'orgoglio. Alenì, il primo a presentare la sua coalizione di centrosinistra appoggiata dal PD, è stato Gianfranco Brugiafreddo. Siamo Alenì, città commissariata per infiltrazioni mafiose a seguito dell'inchiesta Minotauro. Qui, nella sede del Partito Democratico, Gianfranco Brugiafreddo ha appena presentato la sua coalizione di centrosinistra, che sarà composta per ora da 3 liste, Partito Democratico, Moderati, di Giuliano Manolino e Giacomo Portas e Leni Futura, una lista civica. Ci è dispiaciuto che l'immagine di Leni venisse passata non solo nella regione ma purtroppo in tutta Italia con un'immagine che non ritenevamo fosse quella corretta.
ma abbiamo scelto di restare, diciamo, sempre con il PG perché riteniamo che, visto che nell'immaginario collettivo oggi i politici dicono che fanno solo danni, riteniamo che il PD sia il partito che fa meno danni. La dico così per fare una battuta. Eh no, ce lo dicono tutti, quindi la dico anche a voi, no? Da che cosa deve ripartire lei? Deve ripartire guardando avanti, cioè il fare memoria di ciò che è passato è importante, ma di fare memoria per poter avere gli strumenti e ripartire. Se invece ci fermiamo nel ricordare per eventualmente agire in modo vendicativo oppure dividendo il paese tra i buoni e i cattivi, secondo me faremo un torto al paese. Dobbiamo guardare avanti, riportare Lini come motore del canavese e come interfaccia verso Torino, in qualche modo dimenticare questa pausa di 2 anni e mezzo di una gestione commissariale di 3 commissari dovute a fatti giudiziari. Lini è un paese sano, Lini è un paese pieno di risorse, di capacità, di persone che si tirano sulle maniche per lavorare, per portarsi a casa il pane quotidiano, persone intraprendenti, e noi vogliamo proprio interpretare questi bisogni e dargli prospettiva, futuro e luogo di realizzazione. È vero che il nostro motto è Lini cammina. Se invece ci settarizziamo, ci chiudiamo, guardiamo al passato, andiamo dietro di 10 anni, ci dividiamo ancora in chi era con Cora e chi era con Cora, questo non riusciremo a farlo. Allora, questa coalizione non è una coalizione nata anti, forse da tanti anni che Lini gli manca, questa coalizione è una coalizione che è nata a favore di... In paese si è un po' diffusa la vulgata secondo cui voi siate in qualche modo i favoriti di questa tornata elettorale, anche perché con il passaggio dal turno secco al doppio turno si considera i candidati che hanno nel loro schieramento dei partiti strutturati a livello nazionale quali maggiori competitori di questa tornata. Si aggiunge poi che l'inchiesta Minotauro ha spazzato via praticamente tutti i maggiorenti di una parte politica, quella poi avversa, ed ecco che la vulgata, diciamo, ha preso piede. È un'etichetta che crede possa giovarvi o che possa nuocervi? Ma innanzitutto premetto che i voti si contano dopo lo spoglio. Non nego che c'è questa percezione del fatto che noi siamo in vantaggio, è una percezione positiva. Faremo di tutto affinché questo vantaggio si concretizzi realmente. Noi non vorremmo essere ricordati come il paese di Minotauro. Innanzitutto la nostra coalizione presenta, come ha fatto oggi, stasera, no? Dei punti programmati di rilancio del paese. Noi vogliamo essere, appunto, percepiti e votati non tanto per essersi contrapposti alla vicenda che poi giudiziariamente è finita in Minotauro, ma quanto più per i programmi, i progetti che abbiamo per far sì che Lini si metta a camminare. E auspico a questo proposito che le altre forze politiche che in questo momento, al di là dei 5 Stelle, non hanno ancora espresso né coalizione né candidature, riescano in qualche modo a dirci chi sono affinché possiamo in qualche modo riuscire in qualche modo anche confrontarci sugli aspetti che hanno restato più a cuore. Le richieste che fanno i metalmeccanici mi sembrano assolutamente serie e quindi devono essere accolte. Lo ha detto il segretario generale della UIL Luigi Angeletti a Torino per il Consiglio federale della UIL Piemonte a proposito del rinnovo del contratto collettivo di primo livello alla Fiat. Noi oggi stiamo avviando ufficialmente il nostro percorso congressuale, sapendo che i temi da affrontare sono duplici, cioè da una parte quali sono i nostri nuovi assetti organizzativi per poter essere presenti efficacemente nel territorio, e in questo senso procederemo all'accorpamento di 6 camere sindacali territoriali, dando origine a 3 sole camere sindacali, quindi Verbania-Novara, Biella-Vercelli-Cuneo-Asti. Dall'altra intendiamo affrontare i temi caldi di questo Paese, che sono quelli legati al fisco, la pressione fiscale quindi insopportabile, che si porta dietro anche le questioni del lavoro, delle percentuali di disoccupazioni abnormi, generali, in particolare per i giovani.
che affrontino anche l'altro tema legato anche alla possibilità di trovare lavoro, vale a dire il sistema previdenziale, che come ha detto la Ragioneria Generale dello Stato nell'arco di 20 anni segnerà 300 miliardi di risparmi sulla pelle però delle persone, perché i giovani sicuramente andranno in pensione con percentuali rispetto all'ultimo stipendio attorno al 45%, questa cosa va modificata pesantemente, così come va modificata, rendendo il sistema più flessibile, la possibilità di uscita dai posti di lavoro, perché ci sono persone che non ce la fanno sicuramente più, e abbiamo visto che anche i paesi, quelli tra virgolette seri, come la Germania, la Francia, eccetera, parlano di riportare a 62 anni la possibilità di uscita dal mondo del lavoro. I temi sono ovviamente tanti, c'è il tema anche del rinnovo dei contratti di lavoro, non dimentichiamo che 2 italiani su 3 che lavorano oggi non hanno il contratto rinnovato. Anche nel settore privato, ma pensiamo che nel pubblico è dal 2009 che non si rinnovano più contratti di lavoro, quindi c'è già stata una perdita del 10% di fatto delle retribuzioni, che inciderà anche sulle future pensioni. Il sindacato si deve caratterizzare con delle azioni incisive per portare a casa dei risultati, perché le persone ci chiedono di poterci intestare qualche risultato. I nostri iscritti saranno tutti ascoltati, avranno tutti la possibilità di parlare con l'avvio delle assemblee nei luoghi di lavoro, nelle leghe dei pensionati, eccetera, dal 24 marzo, e vogliamo proprio sentire direttamente da loro, anche pur avendo già tutta una serie di indicatori precisi, qual è stato l'impatto della crisi, quali sono le difficoltà, i disagi, le nuove povertà, i problemi che si stanno affrontando per la caduta di reddito, ma vogliamo anche capire nei confronti del proprio sindacato quali tipi di suggerimenti si danno per recuperare un po' più della fiducia che attualmente abbiamo. Io credo che i governi vadano giudicati non per le parole ma per i fatti, questa è un po' la nostra massima, a cominciare dallo Jobs Act e anche dall'abbassamento del cuneo fiscale. Noi misureremo se alle parole corrispondono dei fatti, cioè se i titoli saranno riempiti di contenuti e se, per quanto riguarda le scelte di distribuzione dei famosi 10 miliardi, che poi vedremo quante saranno, non si segua l'esempio che fu già del governo in carica nel 2007, che destinò la maggior parte delle risorse nei confronti delle imprese e le briciole nei confronti dei lavoratori, con il risultato che i consumi interni non sono mai decollati e quindi la situazione non è migliorata. Cambiamo argomento, parliamo di carnevali. Ieri ad Ivrea battaglia delle arance sotto la pioggia, chiusura oggi invece col ritorno del sole, domani con Polenta e Merluzzo in Piazza La Marmora, organizzata dal Comitato della Croazia. Sarà già tempo di bilanci che, nonostante la giornata di pioggia di ieri, sembrano davvero lusinghiere, al limite del record per quello che riguarda la presenza e i biglietti venduti per assistere alla battaglia. Prosegue il carnevale a Chivasso, questa sera la sfilata di gruppi storici in maschera col carnevale sotto le stelle. Alle 22 in Piazza della Repubblica il rogo di Messer Carnevale. Chiusura del carnevale anche a Castellamonte, domani sera alle 20:30 con la sfilata notturna dei carri allegorici. In Piazza della Repubblica poi l'esibizione del personaggio della Quaresima e il rogo del re Pignatun. Adesso parliamo un po' di informazione, sempre in chiave canavesana, con l'ultimo in ordine di tempo dei progetti editoriali. Quotidiano canavese, sbarcato sul web 6 mesi fa, che fa della tecnologia una delle sue armi vincenti. L'ultima trovata, una app dedicata all'informazione locale. Quotidiano canavese ha una app, ma una app non comune, una app dedicata. Come nasce questa app e quali sono le sue funzioni? Allora, l'app è nata per dare praticamente una funzione diversa del sito agli utilizzatori. Praticamente con questi telefoni intelligenti, gli smartphone, hai la possibilità di installarti questa app e quindi non hai bisogno di andare a navigare il sito con il browser, ma ti installi l'app e guardi immediatamente la news nel momento in cui viene pubblicata. Per la fruizione completa del sito conviene andare sul sito stesso. Quindi questa qua ti dà la possibilità di avere una panoramica degli ultimi articoli che sono stati inseriti sul sito e ti puoi leggere il contenuto, puoi guardare le foto, puoi guardare i video, quindi in verità la fruizione è completa di quello che è il contenuto caricato. L'app per adesso è disponibile per iPhone, ma proprio per ordine di programmazione abbiamo preferito partire con i prodotti Apple, ma stiamo già lavorando su quella Android, che sarà pubblicata nel giro di una 30ina di giorni.
E questo è quanto, l'app è completamente gratuita, ti permette di guardare gli articoli, guardi in dettaglio, guardi le fotogallerie, puoi ricercare gli articoli. E una cosa carina, puoi aggiungere a preferiti sul tuo dispositivo gli articoli che ti interessano, quindi praticamente non perdi mai di vista quelli che sono gli articoli che ti interessano. Puoi in questo caso seguire anche gli articoli se tu ce l'hai nei preferiti, quindi capire tutto il seguito della notizia. Esattamente, praticamente è grazie al discorso dei preferiti che c'è anche sul sito, non perdi mai di vista la filiera della notizia, quindi per esempio per quanto riguarda il carnevale ti aggiungi i preferiti, tutti gli articoli del carnevale hai lo storico di quelli che sono appunto gli articoli inseriti. È complesso un sito di informazione, costruirlo rispetto a uno normale, a un sito vetrina per un'azienda? Ma allora, sicuramente le peculiarità sono diverse, perché nel momento in cui tu fai un sito per un'azienda devi capire qual è la mission aziendale e devi comunicare quelli che sono i prodotti e i servizi dell'azienda stessa. Nel caso informativo del portale, per esempio del quotidiano del Canavese, bisogna cercare di dare una panoramica generale del territorio e far sì che questo sito sia fruibile da un target veramente molto ampio, veramente 15-80, visto che sicuramente abbiamo avuto riscontro di alcuni utilizzatori che sono più in là con gli anni, alcuni sono molto giovani, e quindi dobbiamo fare un'interfaccia che sia sufficientemente complessa ma facile da utilizzare. Il risultato che abbiamo ottenuto è un sito semplice da navigare, quindi vuol dire che tutta la parte complessa ce la siamo presa noi e l'abbiamo messa dietro. E questo è il fatto, abbiamo aggiunto un po' di servizi nel frattempo, stiamo già lavorando su servizi nuovi. Un servizio carino che abbiamo aggiunto ultimamente è il QC Alert, che permette, sempre gratuito chiaramente, questa è la filosofia di Quotidiano Canavese, registrandosi gratuitamente si inseriscono alcune parole chiave di interesse tipo Rivarolo, tipo elezioni, visto che siamo in tema, e praticamente il portale automaticamente la mattina ti manda una sorta di rassegna stampa degli articoli inerenti alle parole chiave inserite relativamente al giorno precedente, per non perdere appunto mai di vista quelli che sono gli articoli di proprio interesse. Sembra sia passata un'eternità, in realtà sono neanche 6 mesi, quindi il sito sostanzialmente è un neonato nell'informazione locale, tra l'altro su un territorio in cui ci sono tantissimi giornali cartacei. Beh, sono cambiate, devo dire, tante cose, anche il numero di persone che fortunatamente si connette giornalmente. Nel giro di pochi mesi abbiamo contattato più di 250.000 persone e con 500.000 di pagine viste. Questi sono dati importanti in un territorio tra l'altro limitato, perché in questo momento il sito fa riferimento all'Alto Canavese, in particolare alla zona di Ivrea, quindi anche il numero di abitanti non sono poi così tanti. Il dato importante è proprio questo, che c'è un grande attaccamento da parte dei giovani. E questo è merito ovviamente dell'utilizzo dei social network. Oggi siamo tutti connessi a internet o con i cellulari o con il proprio computer da casa, i tablet eccetera, ma la cosa fondamentale sono proprio l'interazione con i social network, e devo dire il portale ti dà questa grande possibilità di aggiornare in diretta le notizie, che è la cosa importante del grande vantaggio rispetto al cartaceo, di aggiornarle continuamente, tra l'altro ci sono delle cose nuove, e di interagire con i lettori. Questa è una grande novità, l'abbiamo lanciata così un po' da pionieri, se vogliamo, 6 mesi fa, insieme al buon Luca Taro e al buon Alessandro Mussini, e devo dire che sta funzionando. Adesso è arrivata la app, andrete verso una interazione sempre maggiore con chi vi segue? Assolutamente sì, stiamo già pensando tra l'altro anche ad altre iniziative non solo legate alla app, sempre multimediali. Quello che è importante in questo momento è proprio aggiungere alle notizie qualcosa in più, in questo caso vuol dire foto, vuol dire video. Vuol dire dare la possibilità ai lettori di contribuire in qualche maniera a quello che succede sul territorio, e questa è la cosa importante. In queste ultime settimane ci sono molte persone che ci segnalano notizie, questa è una notizia anche per noi, una notizia nella notizia. In chiusura vi ricordo che la fiaccolata di carnevale sulla neve organizzata dall'associazione Sciovia di Santa Elisabetta, che era prevista per sabato 1 marzo a causa del maltempo poi era stata rinviata, si terrà invece venerdì 7 di marzo. Alle 20 il ritrovo è presso il ristorante Mini King e poi la fiaccolata inizierà alle 21.30 circa. È gradita anche la prenotazione per partecipare a tutti e due gli eventi al numero 0124 69 00 37. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale, che vi ricordo trovate sempre anche sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, basta cercare Rete Canavese TV. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.